Occhio alla notizia. In studio Marco Ferri. Vediamo insieme i titoli del nostro sommario. Al via la seconda fase dei tamponi di massa gratuiti. A Fano si partirà da venerdì prossimo insieme a Mondolfo, San Costanzo, Cartoceto e Monbaroccio. Nelle Marche si proseguirà con la didattica a distanza alle superiori fino al 31 gennaio, lo ha stabilito la giunta guidata da Acquaroli, che fermerà il provvedimento in vigore dal 7 gennaio. I dati sull'economia della provincia di Pesaro e Urbino sono sconfortanti, lo afferma la CNA, che ha presentato il bilancio di fine anno con molti segni negativi, male per la prima volta anche l'export. A Cargnano di Fano i residenti attendono da 5 anni l'asfaltatura di 2 tratti di strada rovinati dalle frane del 2015 che provocarono danni e smottamenti. Un cordiale saluto dalla redazione di Fano TV, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia. Al via dunque la fase 2 dell'operazione Marche Sicure, anche nel comune di Fano arriva lo screening di massa Covid-19 organizzato da Regione Marche ASUR a partire dall'8 di gennaio. Tutti i cittadini possono andare in parte anche a Fano e nei comuni limitrofi come Mondolfo, San Costanzo, Cartoceto e Monbaroccio, lo screening di massa gratuito e su base volontaria organizzato dalla Regione Marche e ASUR. Dall'8 al 13 gennaio inclusi nella Città della Fortuna tutti i cittadini, salvo le eccezioni in sovraimpressione, potranno recarsi dalle ore 8 alle 13 e dalle 15 alle 19 ad effettuare i test antigenici rapidi nelle location individuate, che a Fano sono 2. Il CODMA situato in via Tommaso Campanella 1 e la palestra Venturini in via San Paterniano. Per partecipare sarà sufficiente presentarsi sul posto con il modulo precompilato richiesta test antigenico rapido Covid-19, scaricabile dal sito dei comuni ma che è possibile trovare anche nelle farmacie, nei centri sociali e nelle parrocchie. Per chi ha difficoltà a reperirne una copia, il modulo sarà distribuito dai volontari della Protezione Civile presenti all'esterno della struttura. Tutti i cittadini potranno portarsi in qualsiasi di queste postazioni, che siano di San Costanzo, di Mondolfo, di Fano, di Cartoceto, di Monbaroccio. Ovviamente invitiamo ad andare in quelle più vicine. Ci aspettiamo una percentuale di aderenza superiore a quella che abbiamo avuto su Pesaro e Urbino, perché non siamo sotto le feste sono quasi finite, quindi anche il cittadino che pensava di andare a fare il tampone e poi era positivo non poteva circolare. Ok, speriamo che questa volta si renda consapevole che è più importante fare il tampone che pensare ad altre cose, quindi speriamo in una percentuale di adesioni intorno al 30%. La Regione Marche ha poi aggiunto l'assessore regionale Stefano Aguzzi, ha messo in campo uno sforzo unico e inedito a livello nazionale. Stiamo facendo un lavoro enorme, adesso tocca ai cittadini. Noi siamo sulla soglia di un indice RT che sfiora l'1%, era 0,99 l'altro giorno. Oggi per andare in zona arancione deve arrivare un indice RT dell'1,25 e per andare in zona rossa dell'1,50. Il governo sta pensando di abbassare per la zona rossa 1,25 e per la zona arancione a 1. Quindi vuol dire che le Marche, come la maggior parte delle regioni, nei prossimi giorni, se non fermeremo i contagi, andranno sicuramente in zona arancione, ma probabilmente anche in zona rossa e magari anche per parecchio tempo. Per questo torno a fare un richiamo ai cittadini a partecipare allo screening di massa, perché è fondamentale isolare a monte chi è positivo. E l'8 gennaio partirà lo screening di massa anche nei comuni di Mondolfo, San Costanzo, Cartoceto e Monbaroccio. Letizia Marchionni. Anche a Mondolfo, San Costanzo e nei comuni di Cartoceto e Monbaroccio è tutto pronto per la partenza dello screening di massa Covid-19, fissata come per Fano l'8 gennaio. Per quanto riguarda i comuni di Mondolfo e San Costanzo, il sito individuato per effettuare i tamponi antigenici rapidi è il bocciodromo comunale, in particolare Sala Ciriachi in Viale Europa 9 a Marotta. I test saranno effettuati tutti i giorni a partire da venerdì, negli stessi orari stabiliti per Fano, ad
eccezione del 13 gennaio, ultimo giorno di screening, in cui i tamponi saranno effettuati solamente di mattina dalle 8 alle 13. La macchina organizzativa al lavoro, ringrazio la Regione Marche e l'ASUR per l'organizzazione di questa importante iniziativa, ringraziamo i volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa che saranno presenti in quei giorni, e l'invito che faccio come sindaco a tutti i cittadini dei comuni coinvolti è quello di partecipare. È un'iniziativa molto importante, la partecipazione è fondamentale per renderla efficiente. Tutti i cittadini di tutti i 5 comuni coinvolti possono recarsi in una delle 4 location che sono state indicate e assieme all'amministrazione comunale di Monbaroccio abbiamo fortemente richiesto all'ASUR la possibilità di istituire questa location presso il ristorante La Tagliata, a metà strada, diciamo, tra i due borghi storici di Cartoceto e di Monbaroccio, proprio per dare la possibilità anche alle fasce più deboli della popolazione, specificamente quelle anziane, di sottoporsi al test. Sarà attiva ed aperta soltanto nelle giornate dell'11 e del 12 gennaio. La Regione vuole essere presente su tutto il territorio, ha poi puntualizzato l'assessore Francesco Baldelli, senza nessuna contrapposizione tra nord e sud, tra costa e entroterra o tra piccoli e grandi comuni. Questo screening di massa dà la dimostrazione che noi vogliamo considerare tutto il territorio senza fare distinzioni tra comuni di prima fascia o comuni di seconda fascia, perché è il modo migliore per tutelare il diritto alla salute dei cittadini marchigiani. E sono 19 i decessi legati al coronavirus registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore. Tra le vittime ci sono 5 persone residenti nella provincia di Pesaro Urbino, tra cui una donna di 45 anni di Mondolfo. I positivi invece sono 355, di cui 76 nella provincia di Pesaro Urbino. Quella più colpita nell'ultima giornata è Ancona con 133. Negli ospedali della regione ci sono oltre 550 pazienti, 6 in più rispetto a ieri. Calano lievemente quelli in terapia intensiva, ma aumentano quelli in semi-intensiva. Prosegue fino al 31 di gennaio la didattica a distanza per le scuole superiori nelle Marche. Dopo l'annuncio fatto da Mirko Carloni in una nota diffusa sui social, dalla Regione arriva la conferma, prevista per domani l'ordinanza del Presidente Acquaroli per formalizzare la decisione presa. E per tutti i dettagli ci colleghiamo con il Vicepresidente della Regione Marche, Mirko Carloni, che saluto. Buonasera. Buonasera. Allora, ecco, come dicevamo, è arrivata poco fa l'ufficialità, dunque le superiori continueranno nella nostra regione con la didattica a distanza fino al 31 gennaio. Come mai questa decisione? Beh, intanto ieri sera, anzi stanotte, il governo ci ha fatto sapere che aveva intenzione di abbassare i parametri per fare diventare le regioni arancioni e rosse. In particolar modo si diventa regione rossa all'1,25 di RT e all'1 si diventa arancioni. Quindi è abbastanza probabile che se la curva epidemiologica continua a crescere, quasi tutta l'Italia diventerà arancione. E il paradosso è che le restrizioni, anziché essere temporanee, diventeranno purtroppo strutturali, e a fianco a queste chiusure, a queste restrizioni, era abbastanza paradossale che il governo volesse mantenere l'apertura delle scuole il 7 mattina, rischiando che per una settimana si riapre la scuola e poi si debba richiudere subito dopo. Quindi, per dare stabilità e anche per stroncare questo rischio di contagio, o perlomeno diminuirlo il più possibile, è necessario evitare qualunque situazione a rischio, come può essere quella della partecipazione ai trasporti, alla scuola, e fare in modo che ci sia tutti gli sforzi possibili per abbassare la curva. Questo intanto per tutelare la salute, ma anche per cercare di rimanere in zona gialla più a lungo possibile, se ci riusciamo, o comunque eliminare il più possibile le restrizioni che rischiano di danneggiare in modo strutturale la nostra economia.
Ecco, senta Vicepresidente, una domanda a proposito dei contagi. Questo dato che continua a far emergere i contagi nonostante le festività, nonostante le chiusure, insomma, continuano ad essere così elevati. Che giudizio, che analisi avete fatto voi in Regione di questo andamento ancora che continua ad essere verso l'alto? Guardi, intanto oggi l'assessore Saltamartini e l'assessore Latini hanno lavorato di concerto con i sindacati, l'organizzazione della scuola e della sanità per capire quali potessero essere le proiezioni per le prossime settimane. Quindi questa ordinanza è frutto del loro lavoro, ma soprattutto è anche una decisione che abbiamo assunto noi come Regione Marche, come hanno fatto anche il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e stanno facendo altre regioni, perché cambiare continuamente le regole e i limiti crea molta instabilità e questo secondo me sta danneggiando davvero le imprese. Abbiamo chiesto in questa riunione di ieri sera della conferenza Stato-Regioni al governo, partecipato io per la Regione Marche, abbiamo chiesto intanto maggiore stabilità nelle regole perché ogni settimana cambiano e questo rende difficile sia chi prende decisioni politiche ma soprattutto chi ha delle attività commerciali, delle attività economiche che sono veramente in grande difficoltà. E abbiamo chiesto anche che se questa situazione, abbassando i criteri, diventasse stabilmente arancione, noi non possiamo pensare che non arrivino gli stori e quelle attività economiche, anche sociali, che sono chiuse in forza di una legge, possano continuare a sopravvivere senza le entrate. Quindi c'è una grande preoccupazione, devo dire molto forte, e ci devono essere regole chiare e non si può procedere per tentativi. Tra l'altro va detto, Vicepresidente Carloni, va detto anche questo, che a proposito dei contagi sono i giovani il vettore più importante, spesso asintomatici, quindi tenere forse chiuse le scuole in questo momento da una parte può complicare la vita alle famiglie che comunque devono poi organizzarsi per i figli, anche se poi sono grandi, piuttosto autonomi, ma comunque il dato è che veicolando maggiormente il virus i giovani, tenere forse le scuole chiuse in questo momento credo sia la cosa migliore, o no? Questa sera abbiamo pensato tutti insieme che fosse la cosa migliore, come stanno facendo altre regioni. Certamente la dimostrazione che non erano le palestre, i bar, i ristoranti l'elemento di contagio è ormai evidente, perché con queste attività chiuse i contagi stanno aumentando, quindi significa che le persone, incontrandosi, facendo socialità, continuano a infettarsi e quindi questo è il vero elemento di moltiplicazione del virus. Quindi a fianco a uno screening molto importante che la Regione Marche, grazie a Saltamartini, è partita per prima e sta facendo uno screening di massa, partirà anche a Fano, a fianco a questo c'è la vaccinazione, ma finché non c'è la vaccinazione che copre una parte importante della popolazione a rischio, dobbiamo evitare in tutti i modi i contagi. Lo ripeto, per due motivi. Uno, la tutela della salute. Secondo, anche la tutela dell'economia. Bene, grazie a Mirko Carloni, vicepresidente della Regione Marche. Da modello virtuoso a province in affanno è un quadro preoccupante quello delineato questa mattina dalla CNA di Pesaro e Urbino, che ha fatto un bilancio dell'anno appena trascorso. Si salvano soltanto i settori dell'edilizia e dei trasporti. È un anno da dimenticare per l'aspetto umano ed economico. Questi dati sono più un bollettino di guerra e niente sarà più come prima. Con queste parole il presidente della CNA di Pesaro Urbino, Alberto Barilari, ha aperto la conferenza stampa ospitata dal cantiere navale Rossini e dedicatasi al bilancio 2020 che alle prospettive economiche. Manifattura, turismo, servizi e cultura sono in difficoltà. Per la prima volta, dopo anni, anche l'export registra un meno 13,2% a causa del blocco dei mercati internazionali e degli spostamenti vietati. Si salvano invece l'edilizia e i trasporti, un quadro che è stato definito sconfortante. Un salto indietro nel passato, ci stiamo tutti leccando un po' le ferite, l'unica consolazione è che questa è una situazione generalizzata a livello internazionale, quindi non dobbiamo quantomeno buttarci nessuna colpa addosso. È una provincia sensibile a questi scossoni dell'economia,
e al contrario di altro tende ad avere dei numeri peggiori. In base ai dati elaborati dal Centro Studi Regionale della CNA, nell'ultimo decennio c'è stata una diminuzione sistematica delle imprese nella nostra provincia, che si attesta ad un preoccupante meno 9,4%, ben superiore alla media delle Marche. Le nuove imprese calano del 23,7% rispetto al 2019 e si registra un saldo negativo tra assunzioni e cessazioni di circa 200 unità. Tanti non ce l'hanno fatta, ma chi ce l'ha fatta ha voluto ripartire con forza e determinazione. A noi serve questo, serve. Tutti quanti, cittadini, imprenditori, abbiamo voglia di rinascere, di ritornare a viaggiare, di ritornare a fare il nostro lavoro, di ritornare a incontrare gli amici. Abbiamo voglia di rivivere, insomma, di vivere. Per il 2021 è difficile fare previsioni, ha detto il Presidente. Speriamo che sia un anno di rinascita e ricrescita, ma servirà una situazione sanitaria stabile e sotto controllo. Se la campagna vaccinale proseguirà, sarà possibile tornare lentamente ad una quasi normalità. Ringrazio per tutto quello che è stato fatto, e forse era difficile fare di più. Spezziamo la lancia per il futuro, io credo che sarà un futuro migliore di questo, quantomeno. Ecco. Poi, come dico, non voglio fare previsioni perché appena si fanno si sbagliano. Però ecco, il sentimento è un sentimento, la speranza c'è e io dico è anche basata su cose tangibili, perché non potrebbe essere diversamente. Adesso ci spostiamo in un piccolo borgo di Carignano, siamo sempre a Fano, dove i residenti attendono da 5 anni l'asfaltatura di 2 tratti di strada che sono rovinati da alcune frane del 2015 e che provocarono danni e smottamenti. Era il mese di marzo di 5 anni fa quando un dissesto franoso dovuto dal maltempo spaccò letteralmente il manto stradale in via Bevano, nel quartiere di Carignano a Fano. Diversi tratti vennero chiusi al traffico per permettere i lavori di ripristino da parte del comune di Aset S.p.A. Ci furono dei guasti sia alla rete del gas sia alle tubazioni dell'acquedotto in ghisa realizzati dalla società partecipata nel corso del 2009. La priorità dei tecnici fu quella di mettere in sicurezza i sottoservizi e di non isolare la frazione utilizzando delle autobotti. Poi, col passare degli anni, il comune sistemò l'asfalto in più punti, ma ci fu un continuo movimento franoso. Per questo, diversi metri ancora oggi devono essere completati. I residenti, però, iniziano a chiedere spiegazioni. Si tratta di 2 pezzetti di strada, perché fondamentalmente, diciamo, la viabilità è discreta, però ci sono questi 2 pezzetti qui alle mie spalle, di un 20 metri ciascuno, che presentano da parecchio tempo, mi hanno detto, adesso io sono qui da un anno, però da parecchio tempo versano in queste condizioni. In pratica si tratta di strada completamente bianca, quindi breccia, che quando piove, vi lascio immaginare, insomma, non solo quello che diventa a livello estetico, di decoro, ma anche di pericolosità. Infatti diventa più sdrucciolevole, poi tra un po' arriverà anche il ghiaccio e, insomma, non aiuta. A peggiorare la situazione, ci racconta Matteo, è il passaggio continuo di trattori e altri mezzi pesanti, essendo una zona di campagna. Il residente segnala anche tombini esposti e la mancanza di illuminazione che rendono pericoloso questo tratto di strada. Già dallo scorso inverno, visto peggiorare notevolmente la situazione, abbiamo segnalato la questione all'ufficio tecnico del comune, che ci ha risposto sì, adesso stiamo valutando come se rifarla, ma nel frattempo veniamo su a sistemare. E sono venuti e hanno rattoppato con del bitume sulla breccia, che quindi, ecco, sì, chiude la buca, ma la prima pioggia il bitume va via con la breccia e si riapre una buca più profonda della prima. Quindi è già 2 volte, perché poi sono venuti anche recentemente questo mese. Però la situazione è sempre quella. Qua non è che si chiede di fare una circonvallazione nuova o 10 km d'asfalto, si tratta di 50 metri d'asfalto complessivamente. E adesso parliamo di altre 2 segnalazioni. La prima ci arriva da via Pizzetti, siamo nel quartiere della Paleotta, sempre a Fano, dove un nostro reporter di strada ha scattato una fotografia che ritrae alcuni fini scoperti potenzialmente pericolosi. E ci scrive: è così da giorni, spero che non siano dell'alta tensione.
E poi quest'altra foto invece, che è stata scattata oggi nell'isola ecologica di Via Cannelle, nella zona della vecchia Fornace, sempre a Fano. Poco tempo fa, ci ha spiegato la telespettatrice, mi avevano fatto una multa di 100 euro perché avevo portato l'indifferenziata fuori casa in mattinata, cioè, secondo loro, troppe ore prima rispetto al passaggio dell'ASET. Io ho sbagliato e appena arriverà la sanzione ovviamente la pagherò, dice la signora. Però, dice... Ma questi sacchetti fuori dai cassonetti per 2 giorni vanno bene? La legge deve essere uguale per tutti. Adesso un incidente autonomo che è avvenuto nella giornata di oggi intorno alle 16 a Fano, per cause ancora in fase di accertamento. Un 88enne del posto alla guida di una Nissan stava percorrendo via Battisti in direzione centro quando all'altezza dell'intersezione con via Gentile da Fabriano ha perso il controllo, forse per un malore, per poi schiantarsi contro il pilastro che delimita il ponte. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso di Fano. Sul posto la polizia locale per i rilievi di legge e anche i vigili del fuoco che hanno poi messo in sicurezza l'auto alimentata a GPL. Impiegare le persone beneficiarie del reddito di cittadinanza in progetti utili alla collettività è la richiesta rimasta inascoltata dei 5 Stelle di Fano. Per quel che riguarda il reddito di cittadinanza, il Comune di Fano non sta applicando la legge. Ci sono persone che sarebbero disponibili per legge a fare 8 ore di lavoro settimanali su progetti utili alla collettività che il Comune deve mettere in piedi e che deve chiamare. Abbiamo fatto un anno fa una mozione per spingere appunto il Comune a applicare la legge, mozione approvata, e una settimana fa in Consiglio un'interrogazione per chiedere appunto conto di se si stava facendo qualche cosa. A parte che l'assessore ci ha risposto anche in maniera offensiva nei confronti di noi consiglieri, quasi meriterebbero le dimissioni, perché ha detto che questa mozione era stata bocciata, quando in realtà era stata approvata, ma soprattutto ha confermato che non è stato fatto niente. Ha puntato il dito sulla macchinosità del complesso della legge, dicendo che anche altre città, anche importanti vicino a noi, come Ancona per esempio, sono più indietro di noi. Ancona, ricordo, che è amministrata dal PD, stesso partito dell'assessore Tinti. Però ci sono anche altre realtà vicino a noi, come Montelabate, amministrata dai 5 Stelle, dove questi progetti sono partiti, lo stesso Fabriano. In tutta Italia ne sono partiti 3.400. Queste persone hanno l'obbligo di dare al Comune, su progetti utili alla collettività, in ambito sociale, in ambito artistico, in ambito di controllo e di manutenzione del territorio, 8 ore di lavoro settimanali. Il Comune di Fano, ha affermato l'assessore, ci sono in comune 130 persone adatte a fare questo tipo di lavoro, ma non vengono chiamate perché non sono stati fatti i progetti. Verranno fatti, ha detto, però in questo momento ne sono state chiamate 0. 130 persone vogliono dire 22 persone al giorno che per 8 ore possono fare questi lavori, aiutare la protezione civile, gli ingressi delle biblioteche, ma anche semplicemente curare il verde della città. Pensiamo a una ventina di persone che quotidianamente curano il verde della città. La città di Fano sarebbe un bijou, invece purtroppo così non è. Non vengono applicate per niente. Il Comune di Fano, in poche parole, sul reddito di cittadinanza non sta applicando la legge perché non utilizza queste persone che sarebbero gratis, pagate dallo Stato, in progetti utili alla collettività che non sono stati fatti. A causa della pandemia è stata annullata la 10ª edizione della Volle della Befana, l'evento organizzato dall'Associazione Genitori Sant'Orso, che vedeva sfidarsi in una partita di pallavolo a scopo benefico politici, giornalisti, preti e volontari di Avis e Proloco. E adesso apriamo invece l'album della nostra grande famiglia, la famiglia di Fano TV, cioè voi telespettatori, e facciamo gli auguri a 2 coppie che il 31 dicembre hanno festeggiato l'anniversario di matrimonio. La prima, Pietro Scardacchi e Teresa Pennacchini, residenti a Fano, che hanno festeggiato le nozze d'avorio, 62 anni di matrimonio. E poi nozze di diamante invece per Giorgio Carloni e Stella Persico, che hanno festeggiato invece 60 anni di matrimonio. E questa sera festeggiamo un anniversario anche molto particolare, anche piuttosto raro, perché il 26 dicembre di 50 anni fa due sorelle gemelle si sono unite in matrimonio con due giovani sposi, fratelli tra di loro. Si tratta di Giancarlo Bernacchia e Fiorella Polverari e Ennio Bernacchia e Graziella Polverari. Le due coppie abitano a Fenile di Fano. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi la programmazione di Fano TV. Io vi ricordo che per le vostre segnalazioni questo è il numero da contattare. Grazie per essere stati con noi. L'informazione su Fano TV torna domani mattina alle 7 in diretta con la rassegna stampa. Arrivederci.
Grazie.